La mostra, intrecci di parole, racconti, incontri con le chiese, in realtà è la fine, o meglio, una tappa del progetto che inizia a inizio 2024, in occasione degli 850 anni del Movimento Valdese, ed è un progetto laboratoriale fatto nelle chiese d'Italia, valdometodiste, che cerca attraverso questi laboratori che abbiamo portato avanti di ragionare insieme ai membri di chiesa su che cosa significa oggi per noi nelle chiese la storia, la memoria, l'essere nel mondo come chiesa valdese e come membri delle chiese valdesi. Quindi per fare tutto questo noi avevamo bisogno di incontrare i membri delle chiese, i membri delle nostre comunità, e insieme a loro, utilizzando una serie di strumenti che poi magari possiamo vedere, provare a ragionare su queste tematiche, facendo emergere delle parole chiave, delle parole che potessero aiutarci a restituire quest'immagine che viene fuori della nostra Chiesa, costruita da noi. Lo abbiamo fatto coinvolgendo una decina di chiese in Italia, da nord a sud. Un centinaio di persone hanno fatto con noi questi laboratori, con un'età che andava dagli 8 anni ai 100. Da questi laboratori, appunto da questa decina di laboratori, viene fuori questa mostra, ma in realtà viene fuori un modo per provare a raccontarci, e per noi come Museo Valdese è importante, perché quando noi arriviamo alla fine della presentazione della storia valdese, una delle domande che più spesso viene fuori è: ma oggi chi sono i valdesi? E questo progetto prova anche a dare una risposta a questa domanda fatta da persone che arrivano dall'esterno. Però la risposta è data da persone che vivono dentro le chiese, dentro le comunità nostre. Da tutto questo lavoro emergono una serie di parole chiave ripetute da più persone: vocazione, storia, responsabilità. Vedete, questi sono i vari incontri. Ognuna di queste nuvole di parole rappresenta uno degli incontri che abbiamo avuto. Qui prevale la vocazione, la storia, qui sotto la responsabilità, ma non è che, adesso ne ho prese tre, non è che nelle altre non si parli di storia o non si parli di responsabilità, semplicemente è stata ripetuto meno, ma sono tutte parole molto forti. Istruzione, un altro dei temi che viene fuori, Bibbia è centrale, in tutti gli incontri la parola Bibbia e il concetto. E l'idea della lettura della Bibbia è comunque il filo conduttore, ovviamente, nelle nostre chiese. La chiamata, l'accoglienza, la resistenza, e avere questa fotografia in diretta negli 850 anni era fondamentale. La fotografia sarà poi trasformata in una installazione artistica da Tancanok Belforte, che installerà letteralmente quest'opera qui al museo il 26 ottobre del 2024, quindi di quest'anno, ma partendo dai risultati dei nostri laboratori, cioè quello che qui vedete nella mostra.